padri stanno affrontando una vera e propria rivoluzione da 50 anni a questa parte. E uno degli aspetti di questa rivoluzione è l'acquisto, la nascita di una paternità affettiva, vale a dire tenera, sentimentale se vogliamo, in grado di esprimere sentimenti, tenerezza, sensazioni che fino ad oggi sono state precluse al maschio. E dall'altro questo, che indubbiamente è un vantaggio sul piano affettivo, sul piano delle emozioni, sul piano dell'empatia, purtroppo ha, come sempre accade, un rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è che il padre normativo ha lasciato il posto al padre affettivo. Cosa significa? Che per essere diventato amico dei figli, compagno dei figli, il che non è sempre un bene, ha perso la capacità, la possibilità, diciamo pure la voglia di essere autorevole, di avere autorevolezza. È difficile avere autorità con un bambino, con un ragazzo del quale si è amici, compagni. E questo naturalmente crea dei problemi pedagogici, perché la figura del padre è storicamente e psicologicamente quella che ha una funzione specifica importantissima, ossia quella di porre dei limiti, dei confini, quella di saper dire no, di porre un termine che non va superato.